It's dangerous. Move out of the way. Tave, what are you doing? Aiden, please give me some time. He's not usually this violent. I'll talk to him. People's lives are in danger. That's no longer the town's guardian. It's just a monster. Move aside. But... Let us handle this. Reload, ballista! Reload! Oracle, we don't have much time. Marek, don't you trust me? I must go up there. He's frightened. He's terrified. I can hear his voice. Some men and follow. Yes, sir. Follow the captain. Yes, sir. Don't move. Bella youtubers, bella, io sono And. Ciao a tutti. Ecco, ecco anche me. Buonasera dalla vostra Alicea. E io sono, vabbè, Dark. Ma sì, tanto le presentazioni ci stanno comunque. E questo è il video prologo di Vindictus. Piaciuta la cutscene? Mi dispiace per... c'è stata una piccola laggata, ma può succedere. Allora... No, capita. Vabbè, ma magari Fraps non la registra, non ti preoccupare. Vabbè, lo so. Allora, quello che avete visto prima è come scegliere se volevo giocare con mouse e tastiera, solo tastiera, oppure usare un joystick. Allora, questo è il video prologo. Tutto il prologo, se lo volete fare lo fate. Ma solo perché vi insegna i primi tasti da utilizzare. Ora infatti, questa sviene, purtroppo. È comunque comodo per familiarizzare con i primi comandi del gioco. Quindi un consiglio, fatelo. Sì, infatti. Vi troverete... Io ad esempio uso mouse e tastiera. Con il sinistro si attacca, con il destro si fa un attacco più potente. Se li combinate fate... delle combo. Esatto, vabbè, io per esempio che mi sono fatto una maga non ci sono combo, ma con il tasto destro farete delle magie speciali. Questa è la mia parte preferita del prologo. Faccio volare via i mostri a son di calci nel sedere. Aspetta che li manco pure. Oh, finalmente, ciao. Poi, vabbè, i soliti tasti per muoversi per chi gioca al computer sono W, A, S, D. WASD. Poi, con la E si fanno le azioni, tipo prendere le cose e prendere le cose. Beh, sì. Come Poi con la F invece
sono le secondarie qui Ma poi. ancora in questo prologo non ce l'abbiamo le armi secondarie, quindi evitiamo. Ma lo sto lisciando in una maniera incredibile. Avanti. Ah, sì, Oh. silenzio, un'altra cutscene. Silenzio, un'altra cutscene e poi la cutscene. Possiamo continuare il video con un minuto di silenzio dove parlo solo io. Non la posso lasciare qua. Bene, sono solo a parlare. Dice pure Tieve, shh. Per la cutscene del ragno, Mizzica, non è che si deve fare silenzio per vedere quella che fa. Oh, il mio ragno, oh mio Dio. Sono innamorata di lui. Oh mio Dio, non me lo toccate, vi prego. Ok, questo è il primo boss, Abbastanza molto malato, quindi. Vens, non lo so pronunciare, vabbè. Comunque è il boss più facile in assoluto. Qua innanzitutto non avete nemmeno la barra vita, avete solo la barra del vigore, che proprio se la Geniale, però che esaurite vi figata. metterete a camminare come dei ciccioni Degli ubriaconi dopo una dopo. rampa di scale. Ecco. I tuoi paragoni sono sempre migliori, Ami. Sì. Non sfottere ciccioni. Vabbè, basta. Ok. Lo Comunque lisciamo. non c'è la barra vita, non c'è completa niente niente. A malapena attacca. La difficoltà del prologo è pure in normal. Si vede perché sopra la testa di questo tizio, quando attacca, ci sarà il segnalino attack. Noi vi diciamo subito, non giocheremo mai in modalità normal, ma sempre in hard, perché non ci Vabbè, ma piace vincere facile. Ci piace Ci vincere piace facile. guadagnarci la vittoria sudando. Poi non c'è Esatto. neanche Vabbè, ma gusto magari a. ci sarà qualche eccezione che faremo normal, ma saranno quei dungeon proprio che in hard significa Morire, certamente. andare a kamikaze in un dungeon. Ecco, Andare a ecco. kamikaze. Di quei dungeon ne parlerò in seguito quando faremo la distinzione tra i tipi di dungeon. Sì, ci sono diversi tipi di dungeon. Come vedete con la E ho preso una lancia qui, l'ho tirata, Io ho fatto anche se questo non da ha avuto molto mezz'ora e non l'ho effetto. spiegato, va bene. E lo spiego io, Bravo semplice. Dani! Sì, Io intanto sono seduta che vi aspetto, ma va bene uguale in perché fondo. lei è già partita prima. Ah sì, tanto i video che faccio Sì, io sono vedete come diversi. infatti tenendo premuta la tasto destro faccio queste magie che pian piano se ne sbloccano altre naturalmente. Tipo questa è una sorta di mina, la piazzo qua, appena lui si avvicina esplode, ecco. A Dani piace Voi fate vincere molta presa facile, insieme. infatti si è scelto Ma siete Navy. già insieme? No, non siamo Non è insieme, vero, è la stiamo perché facendo tutte e due nello stesso il momento. prologo. Ok. Ecco. Ecco, adesso gli cadrà una bella campana in No, testa, non in testa, di poverino. sopra. Abbandonati, abbandonati! Abbandonati, Ecco, per un bug vedranno nel video il ragno che vola. abbandonati! Bello! Un'altra cutscene, Bello, sì, perché silenzio. il ragno. Perché si doveva arrampicare se nel campanile invece si è arrampicato in aria, non so come. No, già la torre era stata distrutta allora. E lui non lo sapeva, tipo cartoni animati dei Looney Tunes, e ha continuato a arrampicarsi. Vabbè ragazzi, sarà il lag di Fraps, non lo so se poi voi vedrete di nuovo anche questo. Comunque, io avrei voluto farvi sentire tutta la cutscene, ma per fortuna ci sono i sottotitoli sotto. Appunto, ma in caso che cosa capivano? Vabbè, I'm sorry, capivo. Tiev che parla così non è che si capisce tanto. Ecco, Ti sei piange sfogato? tutta disperata. Ti sei sfogato? Sente forzuta, cerca di spostare un campanile, una campana in te. Please. Io sono già Uno arrivato naturalmente sta all'uomo morendo. lucertola.
Naturalmente sta morendo e poi lei dice: ti prego, che ci preghi? Quello è morto e tu preghi. Ok. Ti prego non morire. Oh. Ora c'è adesso tutta la pubblicità della Nexon che presenta sì, tutti però quelli che hanno fatto il gioco. Io la voglio saltare, la salto, mi dispiace ragazzi. Magari ci spicciamo. Come Ali, ripeti tutto perché Andrea parla e parla e parla e parla. Andrea parla, parla, parla. No, niente, che semplicemente io tra poco devo saltare. Abbiamo quindi due minuti. Allora, adesso lei ci chiederà chi siamo, come siamo, tipo alla Pokémon, e poi ci creiamo il nostro alla personaggio. Pokemon, oddio, che ok, fai l'anomalo, anomalo. Taglierò ah, quel non pezzo. Vuole proprio numeri. Io ho fatto un fail perché mi è crashato, non so cosa, mi ha detto... No, vabbè, allora non vedete, non, vi consiglio di non guardare il video di Dani. Non andate nel canale di Trollato no, Yeah. Vabbè. Allora, creiamo questo character. Ok. Magari taglierò qualche pezzo, dai, ti sì, dico. Dobbiamo chiudere adesso il video. Prima intanto una bella visuale di Colen, la città iniziale. In pieno evento natalizio, per questo non ci sarà sempre l'albero di Natale. E la neve. In PC voi non ve le godete nemmeno appieno perché sono pure quasi tutti travestiti di Natale. Ecco il mio personaggio. È il momento dei saluti. Mi raccomando, mettete un bel mi piace, iscrivetevi e... ci vediamo alla prossima. Passate la voce tra i vostri compagni. Ricordatevi esatto, di visitare il canale anche di loro due, di Alice e Gardealis, però un video non ha di questo non questo video non l'avrà messo perché non ha fatto niente. Poi, sì, di Dani lo troverete, ma sarà veramente schifoso. Niente. No, sarà schifoso, non si trova nei miei amici ed è trollato Yeah. Taglierò qualche comunque parte. Ci vediamo alla prossima, ciao.